Benvenuti o bentornati su Solo Horror. Oggi continuiamo finalmente una delle rubriche con cui è nato questo canale. Per il settimo episodio cercherò di raccontarvi alcune delle notizie più inquietanti che sono riuscito a trovare, sperando di riuscire a farvi venire un brivido lungo la schiena. Nient'altro da aggiungere, ragazzi. Iniziamo. Il canale YouTube di nome Apetor appartiene ad un uomo di nome Thor, che negli anni è riuscito a guadagnarsi una fama piuttosto abbondante sulla piattaforma. I suoi video principalmente mostrano lui che beve vodka e si immerge in una vasca di acqua gelida, il tutto rigorosamente all'aperto nella fredda Norvegia in cui vive. A parte il fatto che i suoi contenuti siano senza dubbio strani, non pare esserci nessuna cosa inquietante riguardo al suo canale. Se non fosse che il 22 novembre, qualche giorno fa, pubblicò un video intitolato «Non sono morto, oggi ho 57 anni». L'uomo infatti aveva il cancro e penso che nel titolo si riferisse proprio a quello. Ma la cosa inquietante è che registrando il video seguente, mai più pubblicato, l'uomo perse la vita mentre pattinava in un lago ghiacciato. Alla metà della sua esibizione sui pattini per YouTube, il ghiaccio si è rotto e Thor è caduto nell'acqua gelata. L'intervento dei soccorsi è servito per recuperarlo e trasportarlo d'urgenza all'ospedale più vicino, dove si è spento dopo un giorno di agonia. Nel 2009, durante il tour in Europa, Miley Cyrus ha dichiarato che l'appartamento in cui era in affitto a Londra aveva due fantasmi all'interno. Raccontò che la sorella era sotto la doccia quando all'improvviso l'acqua è diventata talmente bollente da ustionarla. La manopola della doccia si era girata inspiegabilmente da sola. Lei stessa ha inoltre dichiarato di aver visto in bagno un ragazzo che la osservava. Il 23 aprile del 1988, il tetto del volo 243 della Loa Airlines si staccò a metà volo, mentre si trovava a un'altitudine di oltre 7000 metri. Una sola persona ha perso la vita e fortunatamente l'aereo è riuscito ad atterrare. Nel 1949, Charles H. Cohen, allora di 12 anni, si nascose in un armadio mentre un uomo irruppe in casa e fece fuoco sulla sua famiglia. Charles fu l'unico sopravvissuto. Quasi 70 anni dopo, sua nipote Carly Novell sopravvisse alla sparatoria della Marjorie Stoneman Douglas High School, nascondendosi in un armadio, proprio come suo nonno. In Russia, nel 1997, un bracconiere di nome Vladimir Markov ha sparato e ferito una tigre e ha rubato parte della sua recente preda. La tigre, in seguito, ha scoperto il rifugio di Vladimir e ha aspettato almeno 12 ore prima che lui ritornasse. Poi lo sbranò. Questa è l'ultima foto che lo ritrae vivo. La vera casa che ha ispirato il primo The Conjuring è stata recentemente messa in vendita. Il prezzo è fissato a 1,2 milioni di dollari e la leggenda vuole che l'immobile sia ancora infestato. Nel 1986 un uomo ha stabilito un record mondiale per essere rimasto ben 72 ore in una gabbia in compagnia di 72 dei serpenti più velenosi dell'India. Lo fece per diffondere consapevolezza e per provare che i serpenti non mordono se non vengono provocati. Uscì dalla gabbia senza nemmeno un morso. Esiste un raro fenomeno chiamato litopedion. Questo si verifica quando un feto non riesce a svilupparsi correttamente e muore, ma non viene riassorbito o espulso dal corpo della madre. In questo modo si solidifica e pietrifica, per poi restare inosservato all'interno del corpo materno anche per decenni. Il caso di litopedio più vecchio è stato trovato nel 2013, nella donna cinese di cui vi scrivo il nome perché non riesco a pronunciarlo. La donna aveva 92 anni e dentro di sé era ancora presente un feto risalente al 1948, ovvero 65 anni prima. La BBC News ha riportato che un giorno una pecora si è buttata da una scogliera in Turchia e inspiegabilmente altre 1500 pecore l'hanno seguita. Solo circa 450 di loro hanno perso la vita, perché tutte le altre sono cadute su un morbido mucchio di lana.
Un uomo di nome Jonathan Lewis è rimasto scioccato dopo aver trovato una bambola di pezza rinchiusa all'interno del muro della sua nuova casa a Liverpool. Nelle sue mani teneva una lettera che spiegava che la bambola ha ucciso una famiglia negli anni 60. L'uomo ha deciso di restare nella sua nuova casa e di non preoccuparsi. Decisione coraggiosa, dato che la lettera recitava: «Caro lettore, grazie per avermi liberato. Il mio nome è Emily. I miei proprietari originali vivevano in questa casa nel 1961. Non mi piacevano, quindi ho dovuto lasciarli andare. Non facevano altro che cantare ed essere allegri. Era nauseante. Spero che tu abbia dei coltelli. E spero anche che dormirai bene». In Giappone esiste un hotel che costa solo un dollaro a notte, ma ogni tuo movimento viene trasmesso in live streaming con degli spettatori sconosciuti. Un piccolo prezzo in cambio della tua privacy. Il serpente Boomslang, originario dell'Africa, possiede un veleno particolare. Questo infatti non solo fa sì che il sangue smetta di coagularsi, ma fa anche in modo che inizi a fuoriuscire da ogni buco del corpo per via delle emorragie interne che provoca. Sicuramente non un bel modo per andarsene. L'ex manicomio di Mombello, in Italia, poteva contenere solo 900 persone. Nonostante questo, ben presto i pazienti arrivarono ad essere oltre 3.000, con soli 6 medici disponibili. Si narra che alcuni dottori facessero esperimenti non autorizzati sui pazienti e che poi, per cancellare le tracce, si servissero di un pozzo. Insomma, una storia che non ha nulla da invidiare a molti film horror. Nella versione vietnamita della favola, Cenerentola fa a pezzi la sorellastra e con i suoi resti prepara una salsa che mette in un barattolo. Dopodiché regala il tutto a sua matrigna, che inizia a mangiare la salsa ogni giorno. Arrivata al fondo del barattolo, trova il teschio della figlia e muore di shock. Diciamo che è una Cenerentola piuttosto vendicativa. Nel New England, nel XIX secolo, la gente pensava che la tubercolosi fosse causata dai vampiri. Il panico era così forte e diffuso che la gente disotterrava i corpi dei caduti per tubercolosi e conficcava loro un paletto nel cuore. Una ragazza britannica di nome Olivia è l'unico caso noto di delezione del cromosoma 6. Questo significa che non sente fame, dolore o bisogno di dormire. Nel 2016 è stata investita da un'auto, riportando solamente delle ferite lievi e affermando di non aver provato alcun tipo di dolore. Il suo medico l'ha soprannominata ragazza bionica. Nel 2007, un cinema negli Stati Uniti ha erroneamente trasmesso Le colline hanno gli occhi 2 al posto di Mimsy, un film per bambini. La scena di apertura del film mostrava una donna incatenata che dava alla luce un bambino deforme. Immaginate la reazione dei piccoli spettatori. Il 30 novembre del 1954, Ann Hodges era sul divano della sua casa in Alabama quando un meteorite si schiantò contro il soffitto e colpì il lato sinistro del suo corpo. Questo fu il primo caso noto e segnalato di un essere umano colpito da un meteorite. Una leggenda in voga in Transilvania narra di un'entità di colore verde che si aggira di notte spaventando chi incontra. In realtà si tratta di un uomo realmente esistito, Raymond Robinson. A causa di un grave incidente elettrico, Raymond rimase sfigurato in volto e assunse un colorito verdognolo. A causa di ciò, usciva soltanto di notte, quando la città era deserta. Chiunque lo vedesse, però, si spaventava a morte, mettendo in giro la macabra voce dell'entità. A Catania si trova il Castello Ursino, nel quale centinaia di detenuti persero la vita. Le pareti delle celle sono incise da iscrizioni, implorazioni e appelli delle persone che sono state rinchiuse. Ancora oggi si dice che si verifichino strani episodi al suo interno, come le porte che si aprono e chiudono da sole, forze misteriose che muovono oggetti e lamenti e grida che infestano la struttura.
Quella che vedete sarebbe una normalissima statua di Gesù in una piccola cittadina del Messico, se non fosse che per 300 anni ha nascosto dei veri denti umani al suo interno. Di chi fossero e perché fossero lì è ancora un mistero. Nel 2013, Yoko Ono pubblicò su Twitter la foto degli occhiali insanguinati del marito John Lennon. Un'immagine shock che rimanda direttamente alla sua morte, l'8 dicembre del 1980. 33 anni dopo, la vedova dell'ex Beatle, nel giorno del loro 44esimo anniversario di matrimonio, mostrò al mondo quell'immagine. E lo fece per lanciare un messaggio contro l'uso delle armi da fuoco negli Stati Uniti. Questo è Ian Huntley, un ragazzo britannico che racconta in un'intervista di essere scioccato per la recente scomparsa di due ragazzine locali. Una settimana dopo l'intervista, i corpi sono stati ritrovati e poco dopo si scoprì che il colpevole era proprio Ian. Alla fine del 2020, in Malesia, alcune persone hanno sentito bussare alla porta nel mezzo della notte. Ma una volta aperta, inspiegabilmente non c'era nessuno. Ecco alcuni filmati che hanno documentato l'accaduto. Non bisogna mai aprire la porta a qualcuno che non c'è. Se lo fai, potresti invitare qualcosa ad entrare. Bene ragazzi, questi erano altri 25 fatti inquietanti che probabilmente non conoscevate. Come al solito, fatemi sapere se sapevate già qualcosa e ditemi anche quali di queste informazioni vi ha più affascinati. Detto questo, io come al solito vi ringrazio infinitamente per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.